Allora, hai toccato per noi studiosi della catastrofe, giusto? Ebbene, la catastrofe questa qui. Hai toccato alcuni temi fondamentali. Non ti ho voluto interrompere perché era molto interessante quello che dicevi. Però a un certo punto devo portarti questo punto di vista per vedere cosa ne pensi. Allora, noi crediamo che è importante conoscere le cose, è importante la fase di, come dire, di apprendistato, è importante venire a contatto con, come citavi prima, le tecnologie, il saper fare artigiano, industriale, eccetera, eccetera. Però pensiamo che per essere realmente degli innovativi, degli inventori, ci vuole qualcosa in più. Altrimenti chi più sa, chi più fa. Altrimenti chi più conosce, fai conto, gli storici del design, per esempio, potrebbero essere degli straordinari designer, in realtà non lo sono. Addirittura pensiamo che un eccesso di conoscenza, soprattutto nella fase iniziale, quando cominci a fare questo mestiere, può essere addirittura dannoso. No, prendetelo non come un premio per i somari o per quelli che non si applicano, intendiamo, penso che siamo tutti adulti per capire abbastanza. Però diffidiamo di chi conosce tutto e già sa tutto, eccetera, perché tendiamo a pensare che ci voglia un che di incoscienza, di azzardo, di rischio e di prova. Che cosa pensi di questo? È un bruciapelo. Cioè, in che senso? Nel senso che va bene, come giustamente dicevi tu, passare un anno. Andrea Branzi ha scritto un libro sui pomeriggi alla media industria, che è interessantissimo però. Ma che in qualche modo non bisogna appassire nella formazione estrema, voglio dire, perché devi capire che oggi, contrariamente forse a quando si va a scuola per 50 anni, non è possibile, a un certo punto devi provare, devi questo cominciare a fare. Forse così è più chiaro. No, no, ma io credo che sia importante seguire intanto, prima di tutto, l'istinto, no? Cioè io non è che mi sono imposto di andare in giro per le aziende e per gli artigiani come una mia formazione didattica. L'ho fatto perché mi piaceva, perché scoprivo delle realtà che mi sembravano utili al mio percorso, perché capivo che lì c'era l'humus per me, che mi poteva nutrire e far andare avanti nel modo migliore. Quindi non è stata mai una cosa forzata. E sono convinto poi che e oggi più che mai che appunto c'è, soprattutto adesso in cui ci sono queste nuove tecnologie, no? Dove, che ti consentono di progettare, di realizzare questi render 3D super perfettini, no? Dove tutto viene immaginato ma dove nulla è reale, tutto virtuale. E magari mi riferisco anche, non so se ci sono degli studenti qua, in cui io mi trovo spesso a insegnare adesso a dei ragazzi in cui ragazzi che sanno tutto della tecnologia, di come si realizza un prototipo virtuale, ma non sanno assolutamente nulla su come si possa costruire quel prototipo reale. Cioè la manualità e l'unione con il virtuale e il reale ci deve essere, perché altrimenti non si perde il contatto con la realtà. E questa cosa qui di progettare senza toccare, senza plasmare, senza sbagliare, vedendo subito il risultato, che poi è un risultato finto, no? Quello che si vede nel video, bidimensionale tra l'altro, non si può, anche se si gira il progetto e si ruota virtualmente, non è mai avere un oggetto in mano, sentire il peso, sentire la densità, sentire, guardarlo sotto un altro punto di vista, la luce. Ci sono tante componenti che si perdono utilizzando il computer e che non si guadagna. Il computer si può usare nel momento in cui c'è un reale bisogno di effettuare appunto un modello tridimensionale dopo che si è provato e soprattutto se si è constatato che quel modello funziona in modo reale. E quindi credo che sia proprio importante cercare la strada proprio della combinazione, di questa combinazione della prova, dell'errore e
e dell'invenzione che viene assolutamente da lì. Cioè l'invenzione viene dall'idea, cioè viene dalla materia, è la materia che mi suggerisce cosa fare. Se michelangelesca questa cosa. Beh no, non lo so, ma è così realmente, non è assolutamente il contrario, non è mai l'invenzione, a me mi funziona in questo modo. Io questo ti volevo dire, il rapporto con gli artigiani adesso, cioè quando tu hai un'idea o fai già uno schizzo, fai già qualcosa e vai dall'artigiano, come succede? No, io voglio prima andare dall'artigiano. Voglio andare prima dall'artigiano, vedere e toccare il materiale. Cioè, anche ora è già un po' di anni che lavoro col marmo, no? Il marmo è difficilissimo da lavorare, è un materiale difficilissimo ci si arriva a capire come fare, come progettare quel materiale lì solo se si va lì, si sente veramente quanto pesa. Si sente veramente quanto è una lastra grande così e quanto non si riesce a sollevarla. E magari se vado a fare un corso dai ragazzi in cui c'è come tema il marmo, questi qui mi disegnano delle cose assolutamente improbabili a livello di peso, perché non hanno mai preso in mano una mattonella di marmo. Basta poco, no? E quindi ti dicevo... Il materiale è per me la partenza in primis del progetto, cioè prendere un cartone ondulato e capire che l'ondulazione può diventare una struttura ma anche un decoro, cioè è un passaggio quasi automatico, no? E poi da lì nascono tutta una serie di componenti che messe insieme danno vita al progetto. E le lavorazioni poi quando intervengono? Oppure le lavorazioni, è uguale, cioè io materiale metto sullo stesso piano sia il materiale, le lavorazioni e soprattutto anche il modo in cui si fanno le lavorazioni, gli strumenti che si usano, anche le piccole frese, le anzole, il trapani, anche elementi molto rudimentali. Quando metti insieme tutte queste componenti, alla fine ti nasce anche automaticamente il percorso che devi compiere. È una componente etica. È la componente e poi lì interviene la mente umana che mette insieme tutte queste, diciamo, 3-4, che poi alla fine non sono moltissime, no? Sono appunto i materiali, la lavorazione, gli artigiani, le parole degli artigiani, perché sono importantissime le parole degli artigiani. Quando metti insieme queste 3-4 componenti, allora puoi cominciare a pensare nel tuo studio. Ma prima io non penso mai in astratto, perché pensare in astratto significa non avere il controllo della situazione. Io non posso permettermi di progettare qualcosa che poi non conosco come si possa lavorare, come si possa utilizzare, come si possa addirittura... come si possa manipolare una lavorazione che fino a quel momento è stata fatta in un certo modo e intervenire con dei piccolissimi cambiamenti in modo tale che quella lavorazione lì possa essere utilizzata in modo diverso. O, non so, per dire il tagliagetto d'acqua, no? Faccio un esempio piccolo, banale. Il tagliagetto d'acqua che viene utilizzato nel marmo, fino a qualche anno fa, ancora adesso, per ottenere dei pezzi vengono ritagliati da una lastra dei pezzi, che sono quelli buoni, e poi il resto viene gettato. Però mi sembra fondamentale invece, dato che il marmo è un materiale anche prezioso, no? Perché non è infinito, e utilizzarla al meglio, cioè quindi quel tagliagetto d'acqua, perché non utilizzarlo in modo tale che posso utilizzare sia il positivo che il negativo? Quindi nella fase di progetto interviene quella componente lì, progettare non solo il pezzo finito, con l'unica visione di fare quel pezzo finito lì, ma anche pensare a fare il pezzo finito utilizzando anche il resto del materiale, quindi utilizzare tutto il materiale. E quindi diventa una componente di progetto anche lo scarto, il prevedere lo scarto. Quella per me adesso è una logica che mi sembra l'unica che mi dà la motivazione a fare il designer, perché se devo pensare sinceramente in questo momento storico così
devastato a livello economico, a livello sociale anche, cioè siamo proprio in un momento difficile. E pensare di fare il design, quindi contribuire a produrre ancora merce, ancora cose che poi vengono distribuite in tutto il mondo con una facilità incredibile e che vanno a inquinare il mondo, che vanno a rovinare questo nostro pianeta, cioè quello mi risulta abbastanza difficile da digerire. Invece cercare di fare qualcosa in funzione di questo di questa visione, cioè di utilizzare almeno al meglio i materiali che utilizzo, perché non mi piace assolutamente quello che è stato fatto fino adesso, cioè l'utilizzare indifferentemente qualsiasi materiale senza nessuna attenzione, perché molte volte si utilizza e si progetta senza nessuna attenzione a ciò che si fa, no? Mi ordinano di fare un tavolo, io faccio un tavolo. No, faccio un tavolo se segue le mie regole. Io ho delle mie regole interne e voglio che siano rispettate anche dal produttore, da chi fa con me la stessa strada, lo stesso percorso. Quindi è molto importante avere dei punti fermi in questo senso. Io mi sono posto questo punto fermo qui perché in questo momento storico mi sembra molto importante avere qualche riferimento di questo genere. L'ho sempre fatto, a dire il vero, perché fin dagli anni 90, da quando sono partito con questa logica del rispetto, anche l'utilizzo del, mi ricordo, la prima tesi che ho fatto di diploma era proprio un paravento realizzato di cartone in cui sfruttavo tutto il foglio di cartone con queste fustelle che prendevano tutto il foglio e quindi potevano non creare degli scarti, no? Comunque, anche se era un materiale riciclabile, però già anche riciclare una cosa vuol dire produrre energia ulteriore, ci vuole quello che lo raccoglie, quello che lo lavora, quello che lo riproduce, cioè è tutta una catena, no? Che si innesca. Quindi il cercare di evitare lo scarto è già una cosa che mi fa stare bene con me stesso. Penso invece che se dovessi fare una sede di plastica, poi magari mi capiterà anche, starei molto male perché non saprei di non essere nel giusto. Non so, questa è una mia, so che non sarà condivisa da molti, però è una mia logica che ho che porta avanti perché la sento giusta, la sento a pelle e a stomaco, la sento buona.